variante corrette di una serie di tipi di interazioni. Cioè, io se esco con un mio amico, si dà per scontato che, per esempio, lo veda magari alcune ore, non so, ogni 2 settimane, se siamo molto impegnati e lavoriamo tanto, e non un mese o 2 mesi l'anno stando insieme in una casa tutto quel tempo. C'è soltanto questa divisione tra appunto un fenomeno iterativo più corto e un fenomeno puntuale, proprio esteso nel tempo, è, se ci pensate, puramente strutturale, per riprendere Milner ancora una volta. Cioè, non c'è assolutamente niente di naturale o fisiologico che giustificherebbe una maggiore giustezza del fatto di frequentare gli amici molte volte per poche ore, piuttosto che una volta sola, 2 volte sola all'anno, per un mese o due, giusto per. Bene, col che secondo me siamo pronti a partire. Nel senso, posso passare veramente alle cose che vi voglio dire. Ho fatto un sacco di promesse, mi scuso. Allora, Antonio, il libro che La curatela di saggi di antropologia del diritto, molto importante, che vi suggerisco di leggere se leggete il francese, si chiama La Société des Voisins, scritto La Société des Voisins, ed è curata da, ve lo scrivo, Bernard Aumont e Alain Morel. Scrivo anche il titolo, va? Ok, è una pubblicazione appunto, diciamo così, finanziata dalla la Maison de Sciences de l'Homme, per cui insomma non è, costa 20 euro, una cifra così, così incredibile. Niente, prego, Antonio. Allora, dunque, io pensavo a questo quando ho iniziato a riflettere su tutti questi temi. Pensavo che il Covid ci ha costretti in casa. Durante il primo lockdown abbiamo parlato tanto di abitare, delle condizioni gravissime delle carceri, per esempio, tema fondamentale. Mi ha molto colpita, cioè colpita nel senso che è anche interessata, degli ambienti privati come segnalatori di status, altro grande tema politico, nel senso che nelle camerette della DAD, se c'è un quadro di Rembrandt, una cornice barocca da 7.000 euro, oppure se c'è la cameretta in formica, fa tanto in termini di invasione dentro il mondo della persona con cui si sta interagendo e delle possibili valutazioni che si possono fare su quella sua condizione di persona, di violenza domestica, di controversie in corte di Cassazione sulla legittimità degli sfratti, dei famosi balconi della solidarietà, sono stati un tema anche questo. Ma non si è pensato, mi sembra abbastanza, al condominio come forma di vita collettiva, che riguarda, se ci pensate, la maggior parte di noi. Io credo che il professor Nascimento non viva in condominio, credo che sia uno dei pochi tra di noi che non lo fanno, anche perché quando vi dirò come la maggior parte delle nostre legislazioni europee concepisce il condominio, vi renderete conto che i casi che vengono esclusi sono talmente pochi che più o meno tutti noi trascorriamo la maggior parte delle nostre esistenze vivendo in qualcosa che a vario titolo è un condominio. E è un condominio, il condominio è una struttura che in giuridichese si dice che ci mette in contatto forzoso con altre case e altre vite. Su questo c'è poco da discutere. Pensavo che non sappiamo molto, secondo me, del condominio in senso giuridico, per questo ci voglio arrivare tra un pochino. E non so se abbiamo appreso qualcosa del condominio e dei condomini durante questo anno e mezzo così duro, anno quasi anno così duro. Però so che l'Associazione dei consumatori, la DICO Trieste, a dicembre del 2020 segnalava una crescita del 30% delle consulenze per reti condominiali, che hanno per oggetto assemblee condominiali rimandate, mobiletti collocati negli spazi comuni, segnalazioni ai carabinieri di assembramenti di ragazzi in cortili e scale condominiali. Quindi non so se anche a voi sia capitato di avere casi di terribile discordia condominiale in quest'ultimo periodo, ma volevo partire da qualcos'altro. Prima di tutto, da qualcosa che ci abbia, ci dia, diciamo così, un accesso, un aggancio semiotico. Non so chi lo sa di voi, ma il romanzo più famoso di Georges Perec, di Mademploi, che è del 68, Vita e istruzioni per l'uso, è la storia di un condominio
In una via immaginaria di Parigi, qualcuno di voi forse l'ha letto, un bellissimo romanzo. Alcuni dei dettagli dello stile dello scrittore di Perec hanno proprio per oggetto la descrizione minuziosa di cosa c'è in tutti degli oggetti, degli elenchi, delle cose che il narratore, con il suo classico occhio onnisciente, vede nelle stanze degli appartamenti di questo condominio, e sono alcune delle pagine forse più belle del romanzo. Ora, mi interessava che a livello di rappresentazione, quindi ancora prima di arrivare a delle note di tipo analitico che mordono l'oggetto, cercano di scomporlo, ma anche semplicemente a livello di rappresentazione, il condominio in sé, viene rappresentato in senso tipico, e questo caso della vita istruzioni per l'uso è un po' un caso clou, viene rappresentato in modo tipico secondo una certa forma. Una forma che, se ci pensate, Vita e istruzioni per l'uso condivide con Dogville, che è un film di Lars von Trier del 2003, ma è una forma che questi due testi così particolarmente artistici condividono anche con delle cose molto più dozzinali. Mi ricordo uno spot dell'IKEA che si chiamava Siamo fatti per cambiare, dove si vedevano degli inquilini in un palazzo ripresi, diciamo così, in una specie di riarredamento costante del loro spazio abitativo. Qual è la forma che condividono questi testi così differenti? Il diorama, secondo me, cioè una specie di dispositivo di visione basato sull'idea di una scatola semiaperta, come se ci fosse un vetro che ci permette di ammirare una scenografia iper dettagliata in sezione. La versione architettonica di cui parliamo del diorama, e poi diorama vuol dire tante cose, è quella che rimanda anche alla casa delle bambole, delle Barbie, una figura della sezione, del taglio, della sezio, che dispone un'idea, se ci pensate, scopica piuttosto intrusiva, capace di dotare chi guarda di un accesso completo a quello che guarda, una specie di sogno focoltiano di panopticon sulla vita degli altri. Il diorama come una figura della chiusura rovesciata, una figura dell'apertura impossibile su una specie di alveare antropomorfo. Chissà come mai nella rappresentazione della vista del condominio ci piace, abbiamo standardizzato questa figura del diorama. Io non faccio una gran fatica a spiegarmela, né naturalmente fa parte della semiotica fornire questo tipo di spiegazioni. Quello che invece mi interessa è darvi delle discontinuità al di fuori del diorama, mettendo via il diorama, mi interessa darvi appunto degli appigli strutturali su quali sono, secondo me, delle discontinuità che definiscono in senso assolutamente stabile o tendenzialmente stabile, delle riconoscibilità costitutive della forma di vita del condominio. La prima, la facciata, okay? C'è una prima discontinuità che è quella della facciata degli edifici, per cui un condominio è di solito qualcosa. Vedo grazie, un bellissimo commento in chat. Un condominio è di solito qualcosa che ha una parte che guarda verso l'esterno, che è guardata dall'esterno. C'è tutto il tema dei balconi, che sono un impasto strano tra pubblico e privato, appartengono a questa entità collettiva, il condominio, ma appartengono anche ai singoli condomini, ma se c'è tempo ci torno più tardi. Per cui questa parte, diciamo così, che è affacciata sull'esterno, cos'è? È una discontinuità rispetto all'aperto, è una prima occupazione stanziale, no? È una prima idea di presenza che si oppone al flusso, alla scoperchiatura, alla mancanza di limiti fisici, diciamo così. È un po' questa facciata, non è la facciata nel senso della dignità, o meglio, a volte lo è anche, tutte le leggi sul decoro parlano proprio di questo, della facciata condominiale come qualcosa che condividiamo tutti noi proprietari che viviamo dentro quell'edificio e che costruiamo insieme come dignità, forma di dignità collettiva. No, ma questa facciata più che altro è un muro, è un po' qualcosa che ha a che vedere con la fortificazione, con la parete, con l'edificio che svetta, no? Con la strada che brulica, un primo ostacolo fisico a questo brulicare aperto e pubblico e intersoggettivo. Seconda discontinuità. Altrettanto interessante, forse ancora più interessante, la facciata interna. Questo è un concetto che Jean-Marie Floch tratta in un suo saggio su una casa di un architetto, poi non lo approfondisce, non so perché, secondo me è molto interessante. La facciata interna.
Il foro interno, non il foro interiore in francese, il foro interno. Cos'è il foro interno? Ah, mi ricordo una puntata di propaganda, per esempio, durante il lockdown, in cui Diego Bianchi, insomma, saprete tutti chi è lui, chi è il programma, faceva un quiz di condominio, potete cercarlo su Google, se volete, quiz condominiale 27 aprile 2020, interpellando tutti i suoi condomini affacciati alle finestre interne del condominio, questa è della corte su cui ci sono le finestre delle case dei partecipanti al condominio. È già un'idea, secondo me, un pochino più interessante rispetto al regime di controllo che riguarda le persone che intrattengono tra di loro dei rapporti interni al condominio. E pare che questa idea della corte, ho studiato un po' di urbanistica, devo dire, negli scorsi mesi, in modo piuttosto tormentato, difficoltoso, perché le biblioteche sono chiuse, ma cioè, i miei rudimenti di urbanistica, poi il cervello mi dirà magari se, o mi dirà a chi rivolgermi, se per confutarli oppure avallarli. Questa idea della corte sembra che la dobbiamo a Sitte, che è un urbanista austriaco, pare, insomma, uno dei più grandi urbanisti della nostra cultura occidentale architettonica, che nel 1889 scrive questo Der Stadtbau urbanistica, tradotto, che dice, è molto bella questa cosa secondo me, e secondo Sitte, diciamo così, il modello urbanistico ideale è quello di una serie di case che guardano una piazza, no? Quindi un'idea di circolo, di corte, di case che sono tutte affacciate su una piazza centrale. E questo perché? Sia perché c'è una visione centrale per tutti, sia perché, questo può essere un po' più strano, tutte le case affacciate sulla piazza centrale sono dotate di una protezione laterale, quindi il modello si proteggono le une dalle altre, sia a livello termico, sia forse a livello morale, anche in termini, cioè, si dà un sostegno le une con le altre. Da qui appunto la stessa definizione di Sitte come modello perfetto di coabitazione è quello del foro. E credo che storicamente questa cosa del foro poi sia passata attraverso una serie di vicissitudini, l'igienismo francese di inizio Novecento, la scuola di Chicago di Park, che pensa al vicinato, questa è un'altra cosa importante, l'idea che il vicinato diventi una specie di gruppo intermedio tra la famiglia e la città, quindi la corte interna come una specie di passaggio attraverso cui si può graduare, diciamo così, questo rapporto di parentela. Prima c'è la famiglia, poi c'è la corte in cui stanno i vicini e poi c'è la città. E poi ci sono i progetti di Le Corbusier, non trascurabili come elemento su questo discorso del foro interno, cioè della società dei vicini, che è una specie di società interna, anche in termini di controllo reciproco dentro il condominio, perché sapete che Corbusier ha fatto nella sua prestigiosissima carriera queste famose 5 unité d'habitation, la prima delle quali è a Marsiglia nel 52, su Boulevard Michelet, ed è un capolavoro di modernismo. Beh, io me la ricordavo onestamente quando l'ho studiata, e ci sono delle cose piuttosto note dello stile di Le Corbusier, tra cui appunto i servizi inclusi nel complesso residenziale, quindi siamo tutti tra di noi con i servizi nella zona residenziale, il famoso tetto giardino che insomma è un po', forse è da lì che viene il balcone, il balcone viene da quella teorizzazione Le Corbusieriana molto delusa, molto, molto poco seguita dell'idea del tetto giardino, e poi il condominio come superamento della villetta schiera, perché se te hai il condominio liberi terreno agricolo, io non sono una funzionalista, non credo nel funzionalismo, però il poco che il funzionalismo può fare, qualche volta lasciamoglielo tutto e di più. Terza discontinuità, ancora più importante forse. Ringrazio Riccardo Panattoni, con cui ho discusso una prima volta i temi di oggi, e mi ha fatto pensare a un romanzo, scusate, un racconto di Kafka, dove c'è una protagonista che non riesce, non può chiudere la porta di casa. La terza grande discontinuità che definisce il condominio, che ne costituisce un elemento fortemente riconoscibile e distintivo, è la porta chiusa. C'è una fotografa, la porta chiusa degli altri. Quelle porte chiuse che si incontrano mentre si raggiunge la propria, mentre si va a visitare qualcuno da qualche parte, nei sogni, nelle fotografie, in moltissimi mondi, moltissimi livelli discorsivi dove appare un condominio, c'è questa figura della porta chiusa. C'è per esempio una fotografa che durante il primo lockdown, Alice Valente Visco, romana, mi colpì perché aveva fatto questa fotografia dei suoi condomini ed era partita proprio dall'esterno degli appartamenti. E queste porte chiuse, dice, per esempio Manara Ahmad, sono dei frammenti di accessi negati, ma
non di un accesso negato, di molti livelli dell'accesso negato. Cosa dice una porta chiusa? Dice, Manarama, adesso sto citando, non sono io, qui è di qualcuno, qui non è vostro, qui non è di tutti, qui non si entra, qui è vietato entrare, qui non voglio che tu entri, qui tu non devi entrarci. Io penso che se riflettete sul peso, diciamo così, visivo di questa figura della porta chiusa, perché naturalmente queste discontinuità sono altrettante figure di un tema, no? Questo peso, in semiotichese stretto, questa figura della porta chiusa, se ci pensate, è tanto tipica del condominio, forse se volete, non solo del condominio, perché vi ripeto, l'idea di costruire discontinuità e delle particolarità deve valere in senso differenziale se facciamo un'analisi strutturale, perché deve valere a farmi capire che cosa è un condominio e che cosa non lo è, e tra un attimo ci arrivo. Però quindi non so se questa figura della porta chiusa di per sé non è unica, anche negli alberghi ci sono le porte chiuse, anche in oddio, a scuola non credo, negli studi medici, negli ospedali ci sono a volte le porte chiuse, però mi sembra combinata con gli altri aspetti un altro elemento molto caratterizzante della coabitazione in condominio. Ultima discontinuità, che non è più legata a una massa, a un impedimento di tipo fisico, o meglio, forse sì, in qualche modo lo è, ma è più raffinata. È la discontinuità sensibile tra il vedere e l'udire, ok? Cioè, il condominio è uno spazio in cui gli altri non si possono vedere, ma in modo praticamente stabile è un grande, grandissimo ambiente sonoro. È una specie di enorme orchestra di rumori dove ci sono le voci dei condomini, l'abbaiare dei cani, le risate, gli alterchi, gli elettrodomestici, le posate, la televisione, lo sbattere delle porte, il rumore dei passi, il rumore delle chiappe. In questo anno in cui siamo stati tanto in casa, forse vi siete resi conto in tanti di quanto effettivamente questo elemento della comunità sonora sia un tratto definitorio del condominio. E chi sono gli attori che popolano questo mondo definito da magari queste possibili quattro grandi discontinuità? Attenzione! C'è anche la discontinuità della verticalità, c'è un quinto elemento che volevo includere, poi alla fine non l'ho incluso per ragioni di tempo, è l'idea della scala condominiale. Secondo me non c'è dappertutto, è molto meno caratterizzante, anche perché il condominio minimo, come vedremo, è qualcosa di costituito da solo due abitazioni, quindi non ha bisogno della strutturazione in piani. Quindi questo rapporto della verticalità è interessantissimo, però l'ho lasciato per ultimo e oggi non ve lo provo ad accennare perché secondo me viene dopo, però è un altro elemento. Se poi avete delle domande su questo, ne possiamo anche parlare. Chi sono gli abitanti, gli attori di questa forma di vita? Beh, una vasta gamma di umani, a seconda della loro esistenza ai nostri sensi, di quanto li percepiamo, della loro quantità di disturbo, e nel caso in cui la casa ce la siamo comprata, l'appartamento ce la siamo comprato anche a seconda del loro ruolo in assemblea condominiale. Boh, mi limito a una velocissima decina di tipi proprio di corsa: gli studenti, i padroni degli animali, gli amanti, che sono noti perché sono di per sé un altro che costituisce un particolare tipo di disturbo acustico, gli anziani, la professionista con lo studio professionale, perché vediamo un gran viavai di persone, lo studio professionale con tanti membri dove c'è quasi una folla, la scuola di danza, di inglese, di yoga, dove ci sono proprio piccoli, piccoli sciami che se ne vanno, che entrano ed escono. Ma non ve li voglio nominare tutti perché sono troppi. Poi però ci sono degli altri attori che non sono così semplicemente né umani né fanno parte di questo gruppo di base degli inquilini. Per esempio, c'è l'amministratore, di solito un'entità del tutto immateriale, fantasmagorica, un esecutore, un'esecutrice, almeno nei casi più felici, connotato per fioca e cortese neutralità, mittente di lettere che dispongono pagamenti, firmatario di messaggi affissi nell'androne, ingresso corridoio del condominio.
Tutt'altra storia poi riguarda però, attenzione, il portiere o la portiera, che non so se qualcuno di voi ha avuto esperienza di avere, magari avete genitori o zii o nonni che fanno questo lavoro o l'avete esercitato voi stessi. Io mi ricordo auto da fè di Canetti, che è tutto basato sull'intervento di un portiere piuttosto scorretto, diciamo così. Il fatto che un romanzo molto importante come auto da fè di Canetti convocasse un portiere un po' scorretto forse non stupisce. Perché qua dentro questo bellissimo La Société des Voisins, c'è un antropologo che dice questa cosa che trovo molto interessante. A parte che forse il portiere sa, e nella cultura popolare sa volentieri i fatti di tutti, e recapita messaggi, smista pacchi, dirige elettricisti e bianchini. È il mediatore più importante del collettivo condominiale, spesso riveste il ruolo di, udite udite, uno sciamano che tiene in comunicazione fatti intimi e obblighi burocratici. In Francia sembrerebbe che al portiere si debba, nella storia, che poi queste storie di urbanistica per noi semiotici non sono altro che storie del destinante, cioè molto affascinante come la storia delle intenzioni che stanno dietro allo sviluppo dell'urbanistica, per noi sono storie del destinante urbanistico, altro temone su cui si potrebbe stare probabilmente a lungo. Pare che appunto in Francia il portiere sia quella entità che ha permesso attraverso il XVIII e il XIX secolo uno sviluppo abbastanza rapido, per cui il condominio ha prevalso su la residenza aristocratica e il monastero, in particolare attorno alla figura della chiusura notturna del portone condominiale, perché poco prima della Rivoluzione francese questa venne resa obbligatoria perché c'era qualcuno che apre e chiude le porte del condominio. Vi ricorderete magari i saggi di Latour su questo discorso delle porte, ma accessorio. Al portiere, dice sempre Bonnet, qua dentro, è affidata la contraddittoria missione del separare e dell'unire, tradotto da me, spero non ve ne abbiate. E questo ne fa un ruolo abbastanza sui generis. La separazione riguarda sia gli umani che lo spazio. Infatti, dalla nascita giuridica della comproprietà, ben diversa dalla comunione, ci tornerò tra poco, al portiere spetta un fondamentale riconoscimento dei comproprietari e la loro distinzione da altri possibili esterni, che possono talvolta frequentare assiduamente gli immobili in comproprietà. Inoltre c'è di solito anche l'elemento della pulizia delle zone comuni, o almeno in alcuni casi del controllo della zona dei rifiuti condominiali, che, continua Bonat, aggiunge al portiere un ulteriore ruolo in termini di separazione tra sporco e pulito, impuro e puro. Di solito poi, questa è una cosa che io ho riscontrato, io non ho particolari, cioè non ho molti dati etnografici di esperienza di condomini con portiere, pochissimi, però devo dire che le poche volte che mi è capitato di incontrarne uno anche attraverso tutti gli Airbnb, le case di amici, tutte le varie occasioni per cui ho per un periodo beneficiato di ospitalità in condomini che non erano miei, trovo molto vero questa cosa che sto per dirvi. Cioè che di solito il dominio degli spazi del portiere è superiore alla guardiania. In molti casi il portiere vige e norma cantine e solai, possiede le chiavi di casa delle singole abitazioni in tutti i locali tecnici, scusate. Infine, rispetto alla funzione di accesso del portiere nella vita privata dei condomini, Bonnet parla anche di fortune alterne e qui insomma si sconfina di nuovo verso Foucault, per l'uso che la polizia di alcuni regimi politici, tra cui per esempio il franchismo, un paio di film bellissimi di Larrain su questo, uno post mortem su questo, come il franchismo effettivamente ha usato il portierato come funzione di controllo, esplicitando e ideologizzando una funzione che effettivamente è già del portierato, tanto che alcuni portieri contemporanei, in particolare nell'ambito dell'edilizia sociale in Francia, si rifiutano di presidiare la guardiania, respingendo una funzione di controllo repressiva apparentabile, per esempio, a uno pseudo controllo politico sulle attività illegali nello spazio del condominio. Ma non è finita qua, abbiamo aggiunto soltanto l'amministratore, il portiere, e poi dove le mettete le persone che puliscono gli spazi comuni, i riparatori, i tecnici che intervengono periodicamente sugli impianti, e sono attori del condominio a tutti gli effetti, anche le bici, i motorini, le macchine, ma in massima parte direi le biciclette, e lo spazio nelle sue versioni piene e vuote,
alla Bruno Zevi, con una concezione che in architettura è stata rivoluzionaria, ma insieme anche che era passata, credo, del tutto con buona pace di ognuno di noi. Cioè, l'architettura è il vuoto e il pieno allo stesso modo, quindi tutte le parti comuni, i solai, le fondamenta, le tubature, i portoni, le finestre, i balconi, i corridoi, gli ambiti, le scalinate, i giardini. Queste sono le parti non umane di tipo strettamente architettonico del condominio. E poi giunge quello che vorrei riuscire ad arrivare a parlare, il regolamento di condominio, una tavola della legge che equivale allo statuto di una società. È piuttosto bizzarro questo, cioè il diritto del condominio è basato sull'esistenza di un attore, di un essere, il condominio che si basa su un regolamento, il regolamento condominiale, somiglia moltissimo alla società, alla legge sulle SPA che analizzavano Grimas e compagnia nel 60, 60, 76. Ora, il condominio non è obbligatorio, nel senso che è obbligatorio soltanto a partire da 11 unità abitative, quindi bisogna essere almeno 11 condomini perché si debba formalizzare per forza, per legge, un regolamento condominiale, ma è perfettamente attivabile sempre anche al di sotto delle 11 unità, per cui si può creare un condominio a partire da due appartamenti. Dopo vi dico perché. Proviamo però a raffinare proprio con un'ultimissima breve panoramica degli altri problemi sempre semiotici che possiamo rilevare sul condominio, per come lo vediamo noi, soprattutto se cerchiamo di prendere sul serio quella serie un po' disordinata di punti che vi dicevo che forse sarebbero da prendere in considerazione insieme se vogliamo fare una semiotica dello spazio per il futuro, se vogliamo farla noi, ecco, insomma, non io da sola, ma nemmeno se vogliamo lasciarlo ai posteri, ma vogliamo proprio provare a intervenire noi con un programma di ricerca da qui a qualche pochissimo, brevissimo tempo. Sempre la differenza tra i vicini pubblici e i vicini privati, che è una cosa che io soffro in particolare tantissimo, basta prendere Erwin Goffman e riflettere sul fatto che le persone che mi vedono ogni mattina uscire dalla porta di casa, più o meno abbigliata, più o meno formale, ma comunque preparata sulla soglia della vita sociale, cioè pronta, che mi sporgo, sporgente sulla soglia della vita sociale, non sono gli stessi vicini che mi vedono da una finestra e in qualche modo mi catturano la mia vita privata, mi vedono in pigiama, mi vedono mangiare, mi vedono a volte dormire, mi vedono, non lo so, cose più folli. Evidentemente quello è un vicino privato, mentre quello che mi vede affacciarmi sulla soglia del mio appartamento la mattina mentre me ne esco bel bello è un vicino pubblico. Pubblico. Il primo, il vicino privato, avrà anche delle forme di diffidenza, di disgusto, di sanzione e di controllo molto, molto, molto lontane dalla cortese gentilezza e amabilità che possiamo avere agli occhi del nostro vicino pubblico, quello che appunto ci vede fuori dalla nostra vita intima. Anzi, scusate, mi proporrei di chiamare appunto vicini intimi quelli che ci vedono dove non vorremmo essere visti, vicini pubblici, quelli che ci vedono sulla soglia della nostra vita privata. Poi spesso dei sistemi molto affascinanti di tipo audio-video, per cui a volte si creano delle persecuzioni, proprio qualcuno è condannato a sentire acusticamente un altro, ma questo povero altro che produce il disturbo per il primo, in realtà neanche il persecutore da un punto di vista visivo. Quindi degli incroci piuttosto affascinanti in cui appunto vedersi e l'ascoltarsi sono due attitudini disgiunte, completamente involontarie e completamente fastidiose. Le traiettorie nello spazio, altro elemento che ci permette di fare delle tassonomie, perché ci sono i vicini vittime e i vicini offensori, ma in modo a volte del tutto casuale. Pensate a chi vive al piano terra, al centro di una corte interna, e gli piovono nel cortile calzini, sigarette, mollette per il bucato, sacchetti di plastica per tutta la vita, senza che nessuno, pezzi di foglie delle piante, senza che nessuno dal quarto piano intenda in nessun modo assumersi la responsabilità di essere un carnefice. Una carnefice quale è? Perché se vivi a quarto piano rispetto a uno che vive a piano terra, sei di fatto un carnefice eternamente riattivabile rispetto a una vittima. Il fatto che si possano distinguere degli spazi rispetto all'essere e degli spazi rispetto al fare, per esempio, in senso semiotico. Per esempio, spazi rispetto all'essere. Quali sono i regimi di visibilità? Ci sono delle zone del condominio dove io so che non potrò non essere visto, come per esempio la guardiania. Degli spazi del condominio dove al contrario io ho la certezza che non ci sarà mai nessuno. Alcune zone c'è anche dei corridoi, degli androni, degli anditi. La finestra sul cortile, scrive Paola. Lo sa che non l'ho visto? Mi scuso moltissimo, dopo se vuole me lo racconto, tanto
adesso prometto che mi velocizzo, degli spazi dove non c'è certezza se verremo visti o no, che sono quelli diciamo così, più ambigui, di solito meglio mantenuti in generale, perché non sono oggetto né di vendette né di forme di completa libertà sciallatissima. Spazi rispetto al fare, ma ci sono degli spazi che dovremmo preservare, ma non possiamo agirci individualmente come le fondamenta. Ci sono un sacco di elementi comuni dello spazio del condominio che, come vedete, il diritto attribuisce a ognuno di noi, ma noi non possiamo intervenire materialmente sulle fondamenta. Quindi danneggiare le fondamenta è una cosa, danneggiare l'intonaco di un muro in cui passo con un armadio enorme e non mi curo di sbatterlo dappertutto è un'altra cosa. Quali sono le forme di vita che non sono il condominio? Quali sono le forme di coabitazione che non sono il condominio? Ci avviciniamo rapidamente verso il diritto. Voglio provare più ancora a mettervi in campo tutte quelle cose che vi dico non esauriscono una visione semiotica del condominio, ma perlomeno ci danno una serie di elementi da cui capite quali sono, quanti sono le cose in ballo. Però siccome ho visto che i miei prestigiosissimi predecessori, tutti, più o meno tutti credo, hanno fatto una pausa, vi chiederei giusto 3 minuti, per cui mi fermo proprio 2 minuti e torno subito e andiamo avanti. Scusatemi, grazie. Delle nostre impressioni, delle nostre pratiche, subire forse delle indicazioni, essere destinato in qualche modo da una serie di norme giuridiche. Quindi no, va benissimo, d'accordo, d'accordo. Benissimo. Grazie. Ok, a posto. Allora, no, cosa vi volevo dire? Sì, appunto, altre piccole informazioni, queste proprio in senso milneriano. Cosa non è un condominio? Ah, ce ne sono di cose che non sono un condominio. Tutte le forme di coabitazione non sono un condominio. Il condominio familiare, che per lo più di solito non definirei un condominio, perché l'elemento dell'alterità, diciamo, nella forma di uno sconosciuto, mi sembra un elemento abbastanza importante per definire condominio e basta. Il condominio familiare, infatti, si chiamerebbe, secondo me, va chiamato condominio familiare. Una comune. Può vivere in una comune, certo, Giuseppe Mazzarino ha scritto 2 libri, no, un libro su, più penso molti articoli su Cristiania e la versione acquea di Cristiania a Copenaghen. Le villette a schiera, che sono molto tipiche in altri tipi di forme di urbanismi, non italiani, ma genericamente continentali europei. Dove cosa succede nelle villette a schiera? C'è meno gradualità, cioè ci sono meno soglie tra pubblico e privato, ci sono poi gli squat, ci sono le occupazioni nella loro forma più varia, forse questa categoria potrebbe essere sovrapposta a quella della comune, ma in realtà io quando pensavo alla comune pensavo ai kibbutz, quindi in realtà pensavo a 2 cose diverse. I carceri, gli studentati, i campeggi, i residence, e i residence con il bagno al piano, insomma. Quali sono delle sottospecificazioni sui tipi di condomini? Familiari, di provincia, suburbani, di centro città, metropolitani, con il portiere, con o senza l'ascensore, con o senza riscaldamento centralizzato. Poi il diritto concepisce due casi limite da un punto di vista della gradualità, cioè il cosiddetto super condominio, che è una delle mie grandi passioni, un condominio di condomini, e tra un attimo quando vi spiegherò cosa pensa per condominio il diritto, vi renderete conto che è molto affascinante, cioè l'idea che ci siano dei fabbricati che hanno delle parti comuni. Allora, in quel caso ogni fabbricato è già un condominio e le parti comuni ne fanno nel complesso un super condominio. E al contrario, come grado minimo di complessità, quello che si chiama in diritto il condominio minimo, che è formato da soltanto due unità abitative connesse dall'uso comune di spazi accessori complementari. Se volete, possiamo già da ora portare con noi questa idea. 2 unità abitative connesse dall'uso comune di spazi accessori e complementari. Vuol dire che ci sono 2 unità abitative e ci sono delle parti che queste unità hanno in comune. Nessuna delle due può privare l'altra di queste parti in comune, nessuno dei condomini può non passare attraverso queste parti comuni, che già ci avvicina molto alla concezione giuridica, e queste parti comuni sono dei tipi più vari, bastano le fondamenta e il tetto.
non c'è bisogno nemmeno che i condomini accedano alle loro rispettive abitazioni da una stessa scala, basta che ci siano magari di comune solo le fondamenta o solo il tetto. Altra tipologia, dal più aperto al più chiuso, forse qualcuno di voi, qui il tema politico si fa assai rilevante, sa cosa sono le gated communities, c'è stato molto lavoro sulle gated communities, sono queste specie di condomini per persone molto molto ricche, in particolare negli Stati Uniti vanno alla grande, e perché si chiamano gated communities? Perché l'idea è che si forma una specie di club per cui i condomini si scelgono tra di loro in forma preventiva e poi si chiudono dentro e hanno questa specie di forma blindatissima di condominio dove non si può in alcun modo entrare, in nessun modo, cioè gli estranei sono, diciamo così, si creano dei regolamenti di condominio in cui si sanzionano gli estranei per il solo fatto che tentano di entrare. E poi, vabbè, potremmo dire che appunto sempre appunto, dentro la società devosa ci sono molti problemi inquadrati antropologicamente rispetto al condominio. Credo che sia forse la cosa più importante che ho tratto da questo bellissimo, da questa bellissima curatela, da questo bellissimo volume collettaneo di saggi. Per esempio, il fatto che gli antropologi studiano dei condomini tutta una serie di problemi che noi possiamo, che ci vengono offerti, diciamo così, in una specie di forma spontanea di schema narrativo canonico. Perché ci sono dei mandati, ci sono delle competenze, ci sono delle performance, ci sono delle sanzioni, giusto per farvi qualche esempio. Dei mandati. Si parla molto di come i condomini siano dei luoghi dove c'è una forma di produzione normativa e costruzione autonoma di figure della devianza, il che naturalmente non deve sorprendere nessuno. Però è un po' quello che vi dicevo quando vi citavo il saggio dell'antropologa di Marilyn Strathern sul paesino dell'Essex, dove i villeggianti autoctoni sono trasformati in autoctoni dall'arrivo di qualcuno di nuovo. Competenze, tutte le pratiche di territorializzazione del condominio. Ahmad scrive per esempio una cosa molto bella sullo spazio de jure e lo spazio de facto, alcune pagine splendide di Irles Pass. C'è, dice, ovunque in qualsiasi spazio una regolarità de jure. Io ti dico che l'ascensore è uno spazio in cui dove non si possono portare le biciclette e poi però c'è nello stesso modo una normatività de facto, intendendo che quello spazio è disponibile al fatto che io ci posso portare la bicicletta. Indovinate cosa fanno le persone nei casi in cui si ha una normatività spaziale de jure, ma una permissività spaziale de facto? Naturalmente si avvalgono della seconda, nel senso che entrano con la bicicletta in ascensore e se la portano dove se la devono portare. Ma a quel punto è molto più difficile rispondere de jure, nel senso, una volta che uno ha agito de facto sullo spazio, non so se questa distinzione è chiara, cioè, come dire, una volta che uno ha messo il corpo dentro una disponibilità spaziale di tipo fisico, è molto più di un corpo qualsiasi, il corpo della bicicletta o il proprio, è molto più difficile rispondere de jure, cioè dirgli no, adesso prendi e tiri fuori la tua bicicletta. Qualsiasi, diciamo, occupazione dello spazio de facto tende a suscitare in modo immediato una risposta de facto, se la si vuole interrompere. Quindi il de jure rimane, diciamo, una volta che si passa dall'occupazione de jure, dal diritto di de jure al diritto de facto, di solito poi si può reagire soltanto sul piano del diritto de facto, e questo fa sì che le cose in condominio spesso siano un po' complicate. Performanze condominiali. Un antropologo, non mi ricordo adesso, scusatemi, quale autore di questa bellissima curatela, parla per esempio di uso medio dello spazio condominiale, che mi piace tantissimo. Cos'è un uso medio? Dice, beh, c'è una differenza tra il collettivo residenziale, quello che è costituito da me, che sono seduta in questo momento qua, e tutte le persone che sono dentro al mio condominio ora, o che ci vivono stanotte, che ci saranno stanotte, e il gruppo dominante, dicono gli antropologi dentro la società de Voisin. Cos'è un gruppo dominante? Dice, magari non è un insieme maggioritario di persone, ma è un insieme, un gruppetto cosciente di sé, che dà un tono e assicura un controllo sociale, e che vede la stabilità degli occupanti come un valore, che ha standardizzato le proprie pratiche, e come riferimenti collettivi. Quindi,
più o meno questa specie di uso medio, quello offerto, diciamo così, in regalo, in dono da questo gruppo di dominante che magari appunto prende i propri comportamenti come una norma accettabile anche narcisisticamente, ma li propone in modo piuttosto democratico a tutti, come per dire, se facciamo tutti come facciamo noi, non ci creiamo problemi, si può andare d'accordo senza gravi incidenti. E poi delle sanzioni, molto interessante, avete tutti visto, per esempio, non so se vi sono capitati, se vi è successo di riceverne personalmente, ma tutti i bigliettini insultanti. I condomini sono pieni di quelle forme di sanzione informale, minatoria, insomma, dai toni passionali dei più vari, che io appunto ricondurrei in senso generale da dei bigliettini insultanti, attraverso cui si praticano bullismi di tutti i tipi, intimidazioni di tutti i tipi, le persone si insultano, si puniscono, si sfogano, si accusano, qualcuno sicuramente esprime un disagio psichico più forte di qualcun altro, ma insomma è un grande mondo. Un mondo proprio di sanzioni che dipendono da questa specie di brodo normativo informale, che vi dicevo, ho preso un po' la responsabilità di provare a trattare accanto alla normatività, per cui giuridica. Quindi questo brodo, diciamo così, normativo informale che conoscete tutti, perché queste cose sono sicure, fanno parte dell'esperienza di tutti noi, per esempio riguarda delle reazioni di stizza, non lo so, sempre per dirvi, per tornare a Zerubbabel, sui ritmi, sulla spettualità. Ci sono delle regole aspettuali o ritmiche per cui appunto se mi giro e noto che nel quadrante della finestra c'è un vicino che mi sta guardando, una vicina che mi sta guardando, non ho diritto di fare granché, però se mi rendo conto che la vicina mi guarda tutto il giorno, tutti i giorni, indipendentemente da qualsiasi tipo di... È chiaro che la interpreterò in qualche modo subito, ma indipendentemente da quale sarà, diciamo così, la cornice interpretativa che... seguirà questa mia stizza, evidentemente mi arrabbierò perché non posso essere guardata tutti i giorni, tutto il giorno la medicina, posso essere guardata forse una volta ogni tanto, senza che io possa sviluppare un diritto di reazione. Oppure appunto l'occupazione permanente degli spazi collettivi. Avete visto durante il lockdown, ci sono stati un sacco, il primo lockdown, quello della primavera 2020, ci sono stati un sacco di problemi che sono derivati dal fatto che dentro i condomini magari c'erano degli spazietti aperti comuni, famosa corte di prima, o il giardinetto, o il parcheggio, o il garage, o la discesina che porta all'uscita posteriore del condominio, insomma, dei più vari, che venivano naturalmente occupati soprattutto spesso dai più giovani, dai bambini, dai ragazzi, da chi deborda dagli spazi, diciamo così, di diritto, perché probabilmente non ce la fa e cerca, cioè, delle dimensioni collettive all'interno di quello che collettivo in senso di spersonale non è. Allora, Spendere troppi soldi. Il limite danaro è quello che purtroppo crea dei problemi e delle situazioni. c'era un oroscopo in corso, credo. Poi, allora, arriviamo al diritto, col che spero in una decina di minuti, un quarto d'ora di chiudere. So che ho già detto tantissime cose e ve ne dirò poche in proporzione sul diritto, ma è enorme, cioè questo articolo che sto scrivendo è molto grande e ho fatto dei grandi no, dei grandi tratti di penna su tutte le parti giuridiche con cui non voglio tediarvi, perché secondo me non ne usciremo più, e perché per spiegarvi bene queste parti, altrimenti non ne usciremo più, perché per spiegarvi bene queste parti giuridiche avrei fatto meglio a fare delle slide che non mi andava di fare, perché dato il tema mi sembravano cose talmente appunto condivise da tutti noi che volevo che non ci fosse bisogno di guardare e leggere qualcosa. Vi voglio però soltanto introdurre a queste ultime note, ora molto strettamente giuridiche, attraverso una piccola provocazione. Voi sapete che sul tema dei beni comuni, il condominio è un bene comune, per certi aspetti. C'è una letteratura sterminata, disciplinare, giuridica, morale, di filosofia morale, c'è di tutto. Io vi voglio semplicemente far presente che c'è una doppia faccia nel dire che ci sono degli spazi di tutti, perché giuridicamente fa buon gioco dire che ci sono degli spazi di tutti, ed è quello che dice il diritto del condominio,
Ma voi sapete che nello stesso tempo dire che ci sono spazi di tutti può voler dire fenomenologicamente e politicamente che sono spazi di nessuno. Quindi forse è qui, è dentro questa doppiezza che secondo me cresce un po', nasce un po' questo annodamento così problematico, questo intreccio così problematico tra la normatività implicita e il diritto, che se volete io credo che nel caso del condominio sia il peso marcato, ecco, cioè così, è come se, in senso proprio leviano, nel caso di questa specifica forma di vita, il diritto e la normatività implicita si costruissero secondo due spazi, una normatività marcata, una zona marcata per il diritto, una zona non marcata per la normatività implicita. Ma cosa dice il diritto del condominio? È molto bello, molto interessante, secondo me, anche per dei profani. Non semplicissimo da spiegare, ma ci provo. Allora, ci sono due istituti nel diritto italiano, ma nella maggior parte dei diritti europei, tedesco, francese, spagnolo, quello inglese è leggermente diverso, come sapete, appartiene a una tradizione giuridica complementare alla nostra, che si chiama il common law, ma su queste cose si converge attraverso strade un po' diverse, ma convergenti. Cosa dice? Ci sono due istituti nel diritto italiano, la comunione e il condominio. Nella comunione ognuno ha un diritto di proprietà e può rinunciare in ogni momento, sottraendosi all'obbligo di corrispondere le spese. Io e Alice Ruggeri, scusa Alice, stavo aggiungendo il suo nome, abbiamo in comunione un appartamento, ne siamo coproprietari, metà è mio, metà è di Alice. Sia io che Alice possiamo in qualsiasi momento di sottrarci la nostra metà e avremo naturalmente degli oneri se lo facciamo senza che l'altro abbia consentito. Possiamo peraltro avere delle comunioni in percentuali molto differenti, nel senso che Alice potrebbe possedere l'80% dell'appartamento e possederne il 20%, o io potrei possedere il 70%, Alice il 30%. Si può sempre rinunciare perché si tratta di un bene pieno che è semplicemente posseduto da più persone. Questa è la comunione. Il condominio è molto più raffinato come concetto, ve l'ho provato ad accennare prima. Ogni singolo condomino in condominio non può rinunciare alla proprietà delle parti comuni, perché se no deve rinunciare anche a quello che è solo suo. C'è uno stato di, si chiama proprio in diritto, comunione forzosa, necessaria e permanente, destinata a perdurare fino a quando sussiste il carattere di accessorietà e complementarità delle cose comuni. Cioè, non si può sfuggire al condominio. Se voi prendete un appartamento dentro un palazzo, se siete più di 10, ci sono più di 10 unità abitative, si formalizza in modo assolutamente automatico un ente, un essere, una creatura, un'istanza che ha una sua natura giuridica un po' strana, si chiama condominio, fa un sacco di cose, lo vedete apparire nei posti più strani, in ascensore, se c'è una guardiania con un signore che lavora, il portiere ha un'emanazione del condominio. Se siete in un posto dove ci sono meno di 10 appartamenti, questo essere è sempre attivabile, è silente, ma è sempre attivabile. Potete attivarlo, non voi, ma cioè, non voi, dopo scontato che voi siate come me, cioè degli affittuari, non degli affittuari, ma qualsiasi proprietario di un immobile in certe condizioni, cioè quasi le condizioni più ovvie di qualsiasi forma di abitazione, possono attivare, possono risvegliare quest'essere del condominio. Quali sono, le condizioni per un formale atto di costituzione di un condominio? Basta che ci sia un edificio che sia già stato costruito. Pensate che difficoltà, che sia diviso in piani o porzioni di piano esclusive, quindi bisogna che ci siano dentro due appartamenti perlomeno, c'è bisogno che ci siano delle parti dell'edificio a servizio di entrambe, da 2 a 1000.000 unità abitative, quindi parti dell'edificio che servono sia due appartamenti sia 80. Quali sono, vi dicevo prima, le parti dell'edificio a servizio dei due appartamenti? Beh, per esempio i tubi dell'acqua, o
Ok? Quindi voi capite che l'idea di dire che il condominio dipende dalle fondamenta o solo dalle fondamenta o solo dal tetto può essere ulteriormente indebolito, generalizzato, dire che il condominio dipende anche solo dai tubi dell'acqua. E cosa succede in date queste pochissime condizioni? Che in presenza di tali presupposti il condominio è costituito ipso iure, indipendentemente dall'adozione del regolamento o dalla costituzione degli organi condominiali, né tantomeno dalla formazione delle tabelle millesimali. Non vi dico che cosa sono, ma sono la quota parlamentare, cioè ve lo dico brevemente, sono la quota parlamentare che ogni inquilino possiede a seconda di quanto è potente in termini di ricco, quanto vale quello che lui abita o lei abita all'interno dell'edificio comune. Ora, cosa succede? Voi sapete che Foucault, nelle parole e le cose, mette in calce, prima della prima pagina, quella stranissima lista della famosa enciclopedia cinese che non credo che tutti noi sappiamo. Io non lo so, per esempio, se intendesse scherzare, perché la prende dall'Idioma analitico di John Wilkins, che è un racconto di Borges, che compare in Altre Inquisizioni del 52, e dove c'è questa enciclopedia del dottor Franz Kuhn. Quindi è un personaggio che ha questa sua enciclopedia, ma non sappiamo se Foucault, io perlomeno non ho mai capito se Foucault stia scherzando o faccia sul serio. Credo che comunque a livello di interpretazione alcuni possano aver inteso l'enciclopedia cinese come una vera enciclopedia cinese. Io credo che non lo fosse, perché quando si tratta di Borges, evidentemente non lo è mai, cioè lo è nel mondo di Borges, che va benissimo per la mia concezione della realtà, è perfetto. E quindi come nell'enciclopedia cinese di Foucault, il diritto di condominio copre delle zone, come un'erba infestante, se volete, che copre delle zone della vita comune per noi completamente surreali, diciamo così. Vi dico quali sono, giusto per avviarmi a chiudere, dei nomi, dei problemi con cui vengono chiamate nel diritto condominiale delle cose che possono essere regolate e che possono essere incluse all'interno del regolamento di condominio, perché il condominio viene questo ente, questo essere, viene con una possibilità di essere governato, diciamo così, da questa Bibbia, che è il regolamento di condominio, dentro cui si possono tracciare a livello foucaultiano delle forme di controllo delle persone di ogni tipo. In un regolamento di condominio si può scrivere che le persone non possono mettere le tende sulla facciata esterna del palazzo, sui balconi, che le persone non possono possedere animali, che le persone non possono camminare con i tacchi a spillo nelle ore, in una certa fascia oraria del giorno. Si può dire che le persone non possono fumare, cioè nella regolamento condominiale si può includere un livello di restrizione delle libertà individuali ampissimo. L'unico elemento fondamentale è che la metà, in alcuni rari casi, dell'assemblea voti a favore, ma nella maggior parte dei casi la maggioranza voti a favore, quindi maggioranza assoluta, 2/3 più 1. Questo cosa comporta? Comporta appunto che ci sia questa stranissima sottoarticolazione attoriale all'interno della nostra vita comunitaria. Si crea questa specie di stranissimo, questa creatura, questo genio, diciamo così, regolabile, attivabile, disegnabile proprio in termini di design attraverso il regolamento condominiale, che è, diciamo così, questa carta, tavola della legge, per cui ognuno di noi può entrare dentro questa forma parlamentare dell'accordo, del contratto di coabitazione, che è il condominio, proponendo e lottando per e conducendo fino all'approvazione, in molti casi, tutta una serie di compressioni e limitazioni delle libertà individuali che sono, diciamo così, percepite come una forma di vantaggio per tutti. Per cui i condomini possono privare loro stessi e tutti quelli che verranno, perché la cosa veramente, diciamo così, subdola dei regolamenti di condominio, che di solito vengono annessi alla documentazione contrattuale, perché quando tu entri in un condominio leggete sempre cosa c'è scritto nel contratto, perché il modo classico per far approvare a dei nuovi condomini delle clausole anche surreali, anche impossibili, anche incredibili, quelle di accluderle al contratto, e viene tutto firmato molto velocemente, poi sei vincolato. Non so, per cui se hai firmato un regolamento di condominio particolarmente restrittivo, destrorso, dentro cui c'è scritto che non puoi fumare, e l'hai firmato insieme al contratto senza accorgerti, poi non puoi fumare.
E quali sono alcune di queste, diciamo così, zone coperte? Però vi dicevo perché è kafkiana questa area di norme, scusate, questo elenco di norme, perché vi dicevo che è kafkiano, perché vi dicevo che assomiglia un po' all'enciclopedia del dottor Franz Kuhn che Foucault include in apertura di Le parole e le cose. Perché per la nostra idea di che cos'è la vita collettiva, il diritto del condominio fa un lavoro di estrazione e di definizione di un'area così specifica, così tecnica, che è quasi traumatizzante. Per dirvi, ci sono le immissioni. Cioè, io non posso, se io dico mando a quel paese un mio condominio per le scale, questa cosa non rientra minimamente nel diritto condominiale perché non ha niente a che vedere col fatto che abbiamo degli spazi in comune, cioè che io e Alice non siamo più in comunione ma siamo in condominio, cioè viviamo in due case diverse ma abbiamo il tetto e le fondamenta in comune, per esempio. In questo regime di condominio, appunto, io non, che io dica ad Alice o che Alice dica a me, prof, ma vada paese, lei è una pazza, non c'entra assolutamente niente con il diritto condominiale. Il diritto condominiale mette a fuoco e organizza un'area tutta parlamentaristica, tutta plastica, tutta modellabile secondo questo strumento così subdolo del regolamento di condominio, ma dei diritti che riguardano gli spazi che ognuna di noi due, Alice e io, condividiamo e rispetto a cui possiamo limitare le nostre libertà reciproche, fino a distruggere, diciamo così, fino a comprimerle all'ennesima potenza. Però vale comunque questa formula parlamentaristica, per cui non posso comprimere le libertà di Alice, Alice non può comprimere le mie libertà, finché non siamo del tutto d'accordo su questo. E quando si tratta di casi con più di due persone, naturalmente, come immaginate, è complesso. Per esempio, c'è la grande categoria delle immissioni, cioè si possono perseguire i vicini perché ci sono delle immissioni che dalle loro abitazioni arrivano nella mia. Cosa sono le immissioni? Rumori di cani, pianti di bambini, odori della cucina etnica, rumori di tacco a spillo, rumori che derivano da attività piacevoli per i vicini ma non per noi, alterchi, rumori che derivano dallo spostamento di mobili, bricolage, rumori degli aspirapolveri. Sono tutte immissioni. Qual è il problema di queste immissioni con cui vado a chiudere? Giusto per farvi un esempio, Madonna, ve l'ho spiegato veramente molto male, ma mi sono regolata non benissimo con i tempi. Che queste immissioni non valgono singolarmente, cioè non si tratta più di qualcosa che si può far rivalere da vicino a vicino, perché queste immissioni, per costituire dei disturbi, devono coprire delle zone della legge, ok? Per esempio, pensate al disturbo della quiete pubblica, un reato del codice penale, assolutamente 659, un articolo del codice penale, reato un suo spessore. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando un impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Cosa succede in un caso di questo tipo? Che questo disturbo della quiete pubblica è come se costituisse un binario parallelo a quello delle emissioni, perché qualcuno mi può disturbare, per esempio, anche da un palazzo di fronte, non dal mio condominio e basta, mi può disturbare dal condominio accanto, dal condominio davanti, dal condominio di dietro. Quindi, oltre a costituire un'area molto particolare dei diritti e dei doveri, il diritto condominiale, legati a quello che io e Alice abbiamo in comune, tralasciando tutto quello che potrebbe essere interessante, ma che non riguarda quello che noi abbiamo in comune, come appunto offese, bullismo, stalking, atti di violenza di tutti i tipi, non rientrano più nel diritto di condominio, ma oltretutto tende a configurare questa collettività anche rispetto a tutta una serie di altri problemi. Per cui, per esempio, se un condomino dà fastidio solo a me, se Alice dà fastidio soltanto a me, ma nel palazzo ci siamo, sono 20 persone, io non mi posso rivalere, perché bisogna che certi tipi di disturbi abbiano delle forme, si staglino sul fondo di una normalità rispetto a cui sono veramente molto disturbanti, diano fastidio a una quantità indeterminata di soggetti. Quindi non posso, se viviamo in condominio in 20, io non ce la farò mai a far rivalermi di un diritto perché ricevo un disturbo a livello singolare. Se
E poi bisogna che questo disturbo sia macroscopico. Spesso, se vedete quali sono le cause che finiscono poi per essere giudicate come effettivamente disturbi, cioè come cause regolabili in base al diritto di condominio, sono le cose eclatanti, tipo qualcuno che mi stende un materasso bagnato davanti alla finestra, nella mia unica finestra esposta alla luce del sole per 4 anni, 8 ore al giorno. Ecco. Quindi cosa succede? Che il diritto da una parte dà questa specie di margine enorme di costruzione della soggettività e anche della propria capacità di destinazione, però parlamentare, quindi contrattuale. E per tutto il resto lascia scoperte delle grandi zone che non possono che ricadere dentro una specie di misera idea del contenersi. È come se non facessimo altro che restare dentro una specie di cioè, per tutto quello che il diritto non arriva, non gli interessa normare, ci trovassimo dentro sia del contenimento, della privazione, della tolleranza, non bisogna debordare, no? Anche i materiali sono c'è molto questa figura del non debordare, per il Marciani che dice che negli studi dentistici cioè tutto è legato alla delicatezza, nel condominio la parte le figure della normatività in piscia sono molto legate a questa idea del non debordare. E quindi che succede? Che è molto impressionante questo intreccio, per cui il diritto definisce la parte marcata della vita comunitaria in condominio, lo fa attraverso uno strumento affilatissimo, anche molto tagliente, di restringimento dei diritti individuali, ma è una parte del diritto che riguarda una forma parlamentare, assembleare, di contratto, e quello che succede è che al di fuori di questa zona del diritto rimane questa grande area grigia dei rapporti, diciamo così, informali, che sono tutti basati più o meno su una forma, diciamo così, religio-cattolica della sopportazione, per cui appunto il messaggio implicito è che al di fuori di questa forma parlamentare, comunque basata sul potere, no? Più sei potente, più hai controllo, più hai peso all'interno di questa entità così particolare che è il condominio, al di fuori di questa entità così particolare che è il condominio, tutto quello che rimane è più o meno contieniti, cerca di sopportare, privati di tutto quello che puoi, in modo che così non creeremo problemi. Io non credo di avere molto altro da dirvi, cioè ce l'avrei, ma mi fermo perché vedo l'orologio ed è già una situazione molto grave. Quindi diciamo che ci sono queste due caratteristiche, una specie di camuffamento dei soggetti, degli attori umani che vengono disciolti dalla quota che assumono in condominio, perché lì diventano appunto dei numerini, delle quote parlamentari, e vengono nascosti dalla forma dell'invisibilità scopica propria del condominio. E questo fa anche sì, secondo me, questa doppia forma, diciamo così, spersonalizzazione, probabilmente necessaria per reggere delle forme di coabitazione come le nostre, che sono così ravvicinate. Questo fa sì che da la vita istruzioni per l'uso si passi a tipi di testi molto differenti. Se avete visto qui il terzo piano di Polanski, capolavoro assoluto del 78, peraltro 2 anni dopo Semiotica e Sens Social, quello è un film in cui c'è una tematizzazione del controllo, dell'ossessione dell'altro come appunto inospitalità assoluta, ospitalità radicale, che secondo me in realtà dice qualcosa di molto meno, cioè è ovviamente iperbolico, ma trova le sue radici anche in questa doppia forma di scomposizione, diciamo così, della responsabilità individuale, perché nel caso del condominio il peso attoriale umano viene alienato nella quota parlamentare. Nel caso della personalità che agisce in questo brodo del regolamento informale, il soggetto svanisce in questa idea dell'invisibilità, anche del nascondimento, perché se il concetto che devi sopportare, chiaro che ognuno tenderà a nascondersi di pari passo con questa specie di norma implicita dell'idea della sopportazione.
E poi, vabbè, volevo dirvi che semplicemente questo diritto, che secondo me è un po' l'elemento marcato rispetto a questo brodo della normatività informale non marcato, a sua volta poi viene, evidentemente, subisce dei condizionamenti da altre aree del diritto che comunque sono culturali, determinate culturalmente. Per esempio, vi posso dire che gli animali non sono vietabili, per quanto nei regolamenti di condominio si possa modellare la disciplina e la vita degli altri al limite del totalitarismo, gli animali, per esempio, non sono vietabili. Gli ascensori sono delle innovazioni che si decidono in condominio, si decidono in assemblea condominiale, ma siccome si dà per scontato che servono magari per persone con una mobilità ridotta, hanno delle condizioni di approvazione un po' più vaste di altri tipi di innovazioni, si chiamano così, cioè di altri tipi di cose che si possono votare insieme, di aggiungere alla propria la propria struttura coabitativa. Scusatemi tantissimo perché l'ultima parte mi è venuta fuori molto confusa, lo so, ma era difficile. Mi scuso tantissimo e vi ringrazio. Grazie, grazie infinite, Giuditta. No, non è, a me non è sembrato neppure confuso, anzi, no, hai fatto una relazione dove dentro a questo aspetto un po' di carrellata, secondo me ci sono le relazioni che sono tutte in ordine e ci sono le altre che invece sono una serie di stimoli, e la tua è veramente molto, secondo me, molto stimolante. Lo è un po' su tutte le questioni che sollevi, non ultima questa del tipo di rapporto che c'è tra i comportamenti effettivi e i comportamenti regolabili dal regolamento, con l'idea che in fondo tutto si risolve in una sorta di buona pratica che consiste nel tenersi indietro. Cioè è fondamentale nel condominio, questo è abbastanza interessante perché il condominio costruisce uno spazio dove non è soltanto una questione di regolamento, anzi proprio come tipo di comportamento de facto, come dici tu, si costruisce uno spazio dove mi chiedo quali sono i tratti formali, il fatto che siano proprietà, perché è uno spazio in cui il buon vicinato consiste nel non allargarsi, cioè nel non andare addosso. Non debordare, sì. Non debordare, essenzialmente è non debordare. Cosa che per esempio in strada non avviene, nel pubblico non avviene. In strada tu puoi fare uno spettacolo, cioè i giocolieri in strada, non è che non... Dov'è che in strada non debordi? Non puoi debordare per esempio col tuo mezzo privato, cioè tu non puoi parcheggiare in maniera da... Però di nuovo allora c'è un problema di proprietà privata. Sì. E quindi è interessante questo fatto che là dove si accostano proprietà private, l'atteggiamento che consente la coabitazione consiste essenzialmente nel non debordare, nel non invadere lo spazio dell'altro. No, questa qui era una cosa. Ne hai dette tante. Per esempio quest'altro problema, che nei regolamenti condominiali c'è questa cosa della quota millesimale, che è una buffa. Tu dicevi giustamente quote parlamentari. È una giusta declinazione nel privato e nella nostra vita quotidiana di una norma che è quella della democrazia rappresentativa, in un certo senso, ma il fatto che però qui è veramente il contrario nel piccolo si potrebbe accettare che uno vale uno, invece no, lì vale per quanti millesimi hai. Vale i soldi che ha, sì. Vale il prestigio che ha, vale il potere che ha, vale lo spazio che possiede, sì, sì, sì. Equità, cioè è feudale proprio, no? Sì, sì. Incredibilmente, perché effettivamente tradurre così nel piccolo, diciamo, una logica che è una logica di gestione della rappresentanza, mentre lì che cosa devi dire? Cioè, siete pronti, li mettete lì e ne parlate. Invece no. Ebbene, va d'accordo. Niente, io ho una quantità di ricordi che vengono. Io sono stato un appassionato delle assemblee condominiali. Andavo sempre io perché con tutte le persone con cui ho convissuto, gli altri odiavano. Io invece ho sempre adorato, non so perché, ma le dinamiche delle assemblee condominiali le ho sempre trovate geniali. Senti, a parte tutti gli scherzi, c'è un problema di vicinaggio, per esempio,
a me è capitato di provare a vedere come si montano i rapporti di voisinage, perché in effetti è stato per un lavoro che faccio, quindi le voisin, laddove invece non sono queste proprietà. E ci sono, per esempio, era un lavoro sui camper, e i camper sono delle specie di case che ti porti dietro, no? Adesso per fare affascinantissimi, come sarebbe. E là dove ci sono delle soste, si formano dei vicinati, e il vicinato del camper ha molto a che vedere col vicinato del condominio. Certo, è precario, è effimero, ma la produzione del vicinato è un altro di questi elementi. Una cosa che diceva Giuseppe ieri, non so se lo posso chiamare in causa, ma dato che appunto ho sentito questa sua bella presentazione del suo libro. È arrivato anche lui, sì. No, sì, non volevo disturbare, puoi tranquillamente. L'idea delle barche, per cui ti riscegli il vicino a seconda del momento. Insomma. Sì, esatto, si ricreano vicinati e si rimodulano. Senti, in base alla scelta. Finisco solo il mio lancio della discussione con il ricordare che invece c'è una cosa molto molto seria dal punto di vista metodologico e teorico che tu hai sollevato all'inizio e poi hai mostrato semplicemente in tutto. Il fatto che ci sia una che è molto semiotico ed è un modo di fare etnosemiotica, e la tua domanda, ma etnografia quella che sto facendo, etnografia quella che hai fatto tu, Marciani, col bagno? Effettivamente no, è un altro tipo di cosa, è un modo etnografico di fare semiotica del quotidiano, semiotica dell'ambiente, del vissuto, perché in un certo senso c'è questa caratteristica fondamentale che, come tu hai fatto durante tutta la tua relazione, soprattutto nella parte preliminare, è il far derivare tassonomie dalle possibilità che si riconoscono dell'articolazione intrinseca dell'oggetto. Uh-huh. Tu si dici, ma che cos'è? Tu dici, che cos'è un condominio? Giustamente, cos'è un condominio? Beh, insomma, allora, intanto è un ente giuridico, quindi è un essere che fa delle cose. Poi è una cosa limitata, poi ci sono le differenze, allora, c'è lo spazio, c'è l'alto, c'è il basso, e da ciascuno di questi tratti tu fai derivare delle tassonomie possibili, perché rispetto a quella differenza determina dei comportamenti che sono delle alternative. E, mm-hmm. e allora lì le alternative acquistano i sensi possibili. I vissuti sensati si conformano con le alternative possibili che tu fai derivare dalle articolazioni dell'oggetto. Questo credo che sia un tratto. Io, per esempio, mi sembra che sia quello che dicevi col bagno. Io mi sono detto, cos'è il bagno? Ma allora, acqua, fuoco, beh, allora se è acqua allora fa da, 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 e fai derivare delle possibilità, cosa che tu in tutta la prima parte hai fatto magistralmente riguardo alle cinque questioni, alle differenze, alle distinzioni, alle discontinuità. Quindi cose delle discontinuità era esattamente questo tipo di operazione, che secondo me è uno dei tratti specifici di un'etnosemiotica non etnografica, cioè non etnografica tra virgolette, voglio dire. È un modo di ripensare uno sguardo etnografico che proviene proprio da una razionalità semiotica. Questo credo, a me questo mi sembra la cosa su cui discuterei più volentieri. Però adesso non, io ti ringrazio soltanto e lascio libera la discussione di procedere. Domande, richieste. Sei stata abbastanza, se la sei cavata un po', poi sei stata supportata anche con le bibliografie, quindi non preoccuparti più di quello. Grazie. Puoi sia reagire subito oppure sentiamo se ci sono altri che vogliono dire la loro. Suoza, vedo una mano alzata. Ah, ecco, vediamo un po' che... Dite? Sì, devi parlare, sì, speriamo. Sì, ok. Bene, prima lei parlava, ad esempio, dei super condomini, ok? Questo amalgama di altri condomini. E mi è venuto in mente che, ad esempio, in Brasile, dagli anni 2000 in poi, con il boom economico, c'è stata, diciamo, una crescita dei condomini, ok?
E ci sono state anche delle problematiche sugli spazi, perché si sono venute a formare appunto questi super condominio, che in realtà non sono altro che dei vicinato, Sì. in cui gli spazi, lo spazio pubblico, il privato, come la via, che appunto chi delimita questa cosa, viene a sfumarsi, cioè c'è questa Annessa. forte. Sì. Quindi la mia domanda qui è: come vengono a strutturarsi questi spazi qui in Italia, ad esempio, dato che il tuo studio riguarda più qui che là? Sorgono queste problematiche qua, questi super vicinato, sono dei quartieri o no? Come sono? Posso? Sì, vai. Se ha finito vado, eh? Se hai finito, se ti do del tu. Sì. Ok, Non è un problema, vai, vai. dicevo prima di Le Corbusier, cioè noi abbiamo una domanda bellissima secondo me, cioè come fanno le zone pubbliche, quelle che non sono di nessuno perché sono di tutti, a venire diciamo parzialmente condominizzate, oppure al contrario, come fa un condominio a vantare dei diritti d'uso esclusivi a volte, sempre a livello ovviamente di brodo della normatività informale, su delle zone di spazio pubblico che per certi aspetti cominciano a diventare, a forza di regolarità, di un uso regolare, cominciano a diventare di un certo gruppo di persone. Allora, dicevo prima di Le Corbusier, cioè Le Corbusier è il responsabile nei nostri modelli, anche se non lo sappiamo, è veramente la matrice della nostra idea dell'abitato residenziale, ok? Cioè di quella grande zona dove ci sono solo le case, cioè poi appunto, che non è l'unico che naturalmente ci aiuta a concepirle, perché ci sono le vecchie zone di campagna delle città che si sono poi progressivamente allargate, che si sono trasformate in delle vie di villette. Prima quelle erano delle strade appunto periferiche, dove c'erano solo delle zone residenziali intese in senso appunto premoderno, perché c'erano le case dei ricchi. Però Le Corbusier è quello che ci ha aiutato a pensare all'idea di dare vita a delle zone urbane residenziali, cioè dei grandi aggregati condominiali costruiti tutti in un solo momento, con lo scopo di diventare aggregati residenziali. Allora è chiaro che se volessimo dare un corso a queste note, anzi io spererei veramente che potesse interessare un po' tutti, come vi dicevo, questa cosa avrà di sicuro un seguito su Aktsemiotik, ci sarà probabilmente un dossier dedicato a tutti questi problemi. Giuseppe, come primo invitato, ma giusto perché te l'avrei detto, comunque te l'avrei scritto per me, te lo dico qua, insomma, se dovessimo dare un seguito a queste questioni, si tratterebbe naturalmente allora forse di trasformare queste note in un'etnografia vera e propria, cioè andare a vedere come nel caso di un aggregato residenziale nella forma di un condominio particolare o di un altro, ti metti là, ti metti al tavolo di un parchetto, ci stai un paio di mesi e vedi effettivamente come funzionano queste pratiche di appropriazione. Comunque, Susan, no, non abbiamo in Italia, che io sappia, dei discorsi espliciti, cioè delle questioni, diciamo così, di giornalismo o di cronaca giudiziaria in cui si lamentano delle forme di sconfinamento, forse perché non abbiamo grandi supercondomini, cioè i supercondomini nell'urbanistica italiana sono un fenomeno ancora credo piuttosto residuale, non riguardino più del 2-3% dell'edilizia residenziale in generale, però è chiaro che ovunque si creino a tavolino, diciamo così, grandi complessi di edilizia residenziale, in particolare popolare, quindi non edilizia residenziale per ricchi, ma edilizia residenziale per poveri, com'è edilizia popolare, sociale, come si dice in italiano, sono molti sinonimi che più o meno vogliono dire la stessa cosa, si presenta questa cosa che dici tu, questo è vero, cioè si presentano delle situazioni in cui le persone spesso si trovano in degli ambienti in cui a parte le loro case non c'è nient'altro e quindi è naturale che percepiscano le zone di passaggio attraverso i vari nuclei abitati come delle zone che fanno parte, che sono in comune rispetto a quei nuclei abitati, no? Però no, non c'è un discorso esplicito in Italia, credo, rispetto a questo. Ok, grazie. Prego. Molto chiara la domanda, la risposta. Ah, grazie. A Gigliola,
Professoressa, lei ha citato il sociologo Zerubbabel con Hidden Rhythms, che non ho letto. In cui si parla di spazi di passaggio e risorse, tollerati solamente se temporanei. No, allora, sì, Gigliola, grazie. A me ha fatto pensare al lavoro di Foucault su utopie, utopie, altri luoghi, stazioni, piazze, aeroporti, navi, cose. Si può fare questo legame? Cosa ne pensa lei? Lo può chiedere a Maria Cristina Haddis, che tra un mese interviene con un'etnografia bellissima della stazione di Bolzano, dove, secondo me, questi concetti foucaultiani, che sono molto al centro del lavoro della dottoressa Haddis, saranno pienamente trattati. Allora, dunque, io non credo che il rapporto tra gli spazi di sosta e gli spazi di passaggio di per sé abbia qualcosa di politicizzabile a priori, cioè è sempre politicizzabile la sosta, cioè si può sempre dire a qualcuno, può sempre esistere un destinante dello spazio politico che dice te qua non ci devi stare, te ne devi andare, puoi passare da qui ma non ci devi restare. Questo l'abbiamo visto anche negli ultimi, a parte essere un grande tema dei regolamenti edilizi italiani sul decoro pubblico, per cui c'è stato un periodo che non si faceva altro che togliere panchine, sradicare zone di sosta, sedie, e si cercava di appunto di ostacolare la permanenza delle persone negli spazi pubblici, perché evidentemente sì, c'è un'istanza politica che dice sostare vuol dire degradare in senso estetico una zona, le persone che sostano hanno delle forme di appropriazione scomposta dello spazio, a partire da un'idea molto affascinante, igienica, di vero e proprio igienismo, di come bisogna occupare lo spazio pubblico e chi deve occuparlo secondo dei diritti molto definiti di occupazione, questi si può sempre, diciamo così, eliminare. Esattamente, sì, le panchine con gli spuntoni per non farci dormire senza tetto, durante il Covid tutte le zone recintate con transenne, nastro, quello da lavori, insomma ci sono state molte, molte forme di tentativi di trasformare delle zone di sosta pubbliche in delle zone esclusivamente di passaggio. Però io non credo che questa cosa di per sé, cioè il rapporto tra zone di passaggio e zone di sosta, sia sempre e imprescindibilmente l'esito di un discorso fascistoide. Secondo me è abbastanza normale, anziché per un fatto semiotico, per resistenza di discontinuità, che sono l'unico criterio attraverso cui noi comprendiamo lo spazio, degli spazi di sosta siano collegati a degli spazi di passaggio. Mi sembra una coppia imprescindibile, anzi forse ci sono alcune nostre alcune nostre università, alcuni nostri luoghi pubblici dove questo equilibrio tra gli spazi di sosta e gli spazi di passaggio è troppo sbilanciato nell'ordine dell'una o dell'altra cosa. E vabbè, poi sì, ovviamente c'è tutto il discorso sui non luoghi, per cui da forse passa doge, però non sono così tanto sicura che questo discorso del passaggio della sosta di per sé sia sempre politicizzabile. E Zerubbabel dice delle cose molto interessanti, Gigliola, ma non solo sulla sosta e sul passaggio, ma anche sul fatto che una settimana dura 7 giorni. Perché 7 giorni e non 5 o non 14? E cosa discende dal fatto di costruire un ritmo della vita sociale in cui hai 6 giorni feriali e uno festivo? Cioè, fa delle domande veramente molto euristiche, molto rivoluzionarie su le abitudini e gli usi dell'aggregazione, anche in termini di ritmi e tempo. Sì, periodizzazione, sì. Esatto. Prego, prego. Yes. Per rispondere a Marchand, se posso, allora, anche per me è un grande tema, però in realtà Sosa ci ha dato forse un po' un appiglio per una cosa che volevo dirti per rispondere. Cioè, c'è un passaggio sempre attivabile tra quest'idea di un trattamento etnografico, scusami, etnosemiotico senza etnografia di uno spazio e la possibilità di andare a fare un'etnografia vera, perché sono due cose che magari in alcuni casi non c'entrano niente una con l'altra, nel senso, se devo fare un lavoro come quello appunto sul bagno, sul condominio di, non so, una cucina, forse non ha molto senso dire adesso vado di là, mi metto a cucinare, così passo a livello etnografico della storia, non lo so, però forse sì, cioè bisognerebbe un po' capire che tipo di articolazioni ci sono tra questi due piani, se sono due momenti, o sono due approcci che non hanno nessuna possibile tangenza mai, oppure se ci sono dei tipi di oggetti su cui possono essere concepiti come due momenti o come due approcci a un certo punto necessariamente tangenti ed altri no. Sì, probabilmente c'è di mezzo il problema del fatto che le etnografie si fanno su
su alcune comunità determinate, che siano gruppi etnici, che siano comunità ma determinate, mentre l'etnografia del condominio è già no, come l'etnografia del bagno, cioè ha indubbiamente tratti etnico-etnografici, ma effettivamente non vai a studiare quel caso finché rimaniamo all'etnografia del condominio. Uno può fare l'etnografia di alcuni condomini, certo, sociali, come non so, le case di Marx a Vienna o altri, cioè ci sono luoghi in cui la forma condominiale si determina e diventa quella in cui puoi fare etnografia effettivamente di quel tipo, di quella certa comunità. Insomma, può darsi che rimane poroso, sono convinto anch'io che rimanga poroso, perché in effetti a partire da questa tua considerazioni, chiamiamole etniche e non etnografiche, però è evidente che poi si aprono una quantità possibile di osservazioni che sono per lo più di arricchimento, conferma, smentita. Uno può mettersi a fare l'etnografo dei condomini che incontra, però l'atteggiamento non è più quello di andare a vedere per l'appunto quella comunità come si è organizzata, ma quando lo fa è chiaro che diventa un'etnografia. Sì, sì, certo. Anzi, un'etnografia, se uno lo facesse, sarebbe molto, molto ricca, perché questo tipo di apparato messo in campo, trattamento preliminare del tema, ti dà una storia, no? Di che cos'è, a quel punto sei dotato di uno sguardo molto controllato, già ricco, come dire, non hai bisogno di aspettarti che tutto provenga da quello che vedi, ma vai lì con delle domande che hanno già una struttura, c'è una ratio appunto nelle domande che ti fai, ed è questa cosa qua, ed è un po' questa cosa qua che stiamo cercando di mettere a fuoco, mm-hmm, come metodo. Sì, sì. Se posso, aggiungo. Anzi, me lo sto. Scusate, mi sento tirato in campo. Sì, forse come diceva il professor Masciani, un'etnografia classica, canonica, è più interessata ai condomini che al condominio in sé. Forse però l'etnosemiotica, che è una semiotica e non un'antropologia, chiariamola questa cosa fin da subito, può cercare di cambiare punto di vista e pensare al condominio come soggetto piuttosto che ai condomini esclusivamente come soggetti. Ecco, l'antropologia probabilmente ancora non è in grado di fare questo passaggio mentale, cioè di vedere il condominio come il soggetto della ricerca, insomma. Mm-hmm. Magari molto brava a vedere il modo in cui il condominio dà senso ai condomini, perché lì c'è un temore. Certo. Secondo me anche questa cosa dello spazio che articola, io credo che questo ci manchi un po', secondo me. Cioè Ahmad lo fa, di fatto. Ahmad è l'unico che lo fa bene, perché ci aggiunge le persone dentro quello spazio. Bravissimo, cioè finisce poi per trasformare lo spazio in un discorso parlato, ovviamente. Dice, esattamente. Devono fare devono comunicare attraverso migliaia di linguaggi, allora sanno anche come farlo attraverso lo spazio. Esatto. Io invece penso che ci sia uno spazio che in qualche modo fa delle cose da sé anche prima, cioè nel senso che se arrivo in un posto buio, in un posto luminoso, sono già in contatto con un tipo di orizzonte percettivo che mi dà delle... Su questo posso essere d'accordo, ed è forse quell'aspetto che manca all'antropologia, all'etnografia, all'antropologia in quel senso lì. Dovremmo pensare a lavorare con l'etnosemiotica su questi problemi qui, perché potrebbero anche in qualche modo restituire e chiarire meglio la teoria dell'etnosemiotica, soprattutto su quella dicitura etno, che per noi non è la stessa degli antropologi, ha un valore diverso. Però torneremo su questo, penso, più in là, negli anni. Beh, intanto anche nel seguito del seminario di quest'anno, sì, in effetti tornerà fuori questa cosa. E quindi molto, molto bene, ne parleremo. Se
Posso? Certo, Roberto, sì. Sempre in relazione, tornando indietro, prima di fare etnosemiotica, fare semiotica appunto, non voglio essere critico qua. No, più che altro perché ne so forse leggermente più di semiotica che di etnosemiotica, semplicemente per questo. E come diceva appunto Giuseppe, come diceva anche Giuditta, in relazione a quello che il condominio fa come soggetto, è già in realtà un grande coltello del senso, in realtà, perché in realtà se io sono un inquilino di un condominio, il fatto che il condominio sia fatto in un modo è già qualcosa, cioè non solo Sguardo dell'analista. Non solo il corridoio scuro, ma anche le stesse, per esempio, le cosiddette murafini, le pareti che fanno passare il rumore. Se io non sento niente, non vedo i miei Mobili. condomini, non li vedo, non li sento, non li incontro mai, ci sono, esistono veramente. Abito io in un condominio. Non lo so se può avere un senso già partire da questo, prima di tutto. Entreresti Roberto, in realtà secondo me, scusa se ti interrompo, ma mi permetto perché giusto mi hai fatto venire uno spunto che secondo me non sarebbe mai venuto. In realtà, secondo me, il tuo è un tema molto antropologico perché chiamerebbe in causa quello che, non so se Francesco e Giuseppe sono d'accordo, un antropologo potrebbe fare andando a intervistare i condomini, che lì arriveremo a un livello ancora differente di rapporto con l'oggetto. Perché se io vado ai condomini e gli dico: sentite, ma voi li sentite vicini la notte? Cioè, nel senso, o no? Allora lì hai voglia di raccogliere impressioni degli informatori e di dare ancora un'altra forma al tuo modo di accedere ai problemi. Quindi secondo me la cosa che dici tu c'entra come, però è molto antropologica, non tanto semiotica, cioè non sono semiotica. Roberto, il problema è quando li senti i condomini, non quando non li senti. Per esperienza personale Quando l'ho li vedi e vissuto. quando... Sì, voi non la sentite, ma c'è la mia vicina che tossisce continuamente da una vita, non Io so, forse. ho una figlia, sonoramente ho una figlia, sapete. Altra cosa, secondo me, che può essere utile analizzare, poi non so, anche dal punto di vista, a quel punto forse è tema semiotico, è, come hai detto tu, la figura del portinaio. Come forse in realtà, se si passa più che altro come è sempre a partire da quello che ho detto io, del fatto che esistono i coinquilini o non esistono, il portiere è questa specie di connettore di sistemi che potenzialmente all'inizio sono sconnessi in qualche modo, è una specie di catalizzatore, forse potrebbe anche essere utile. Certo, è uno sciamano, dice infatti. Scusa, Da Franco. questo punto di vista ci sarebbe un'etnografia molto interessante da fare, che le trasformazioni, perché i portinai stanno sparendo, cioè, non so dove, però sicuramente a Parigi, stanno progressivamente sparendo, il che significa che si trasformano una quantità di relazioni. Mi ricordo bene quando ero là io, nell'80, 81, 82, quegli anni lì, erano ancora tutti i condomini avevano il portinaio. E adesso per chiunque di noi vada a Parigi sa che se deve andare a casa di qualcuno non può entrare se non avendo i codici per entrare, per aprire il portone, che significa che il portinaio è stato sostituito da quella specie di tabelletta con i numeri. Però ovviamente quella macchinetta non chiama l'idraulico, non controlla i rifiuti, cioè non fa tutto quello che faceva. E quindi però c'è un trasferimento allora, perché di queste cose ci sarà un condomino delegato a occuparsene. E è interessante come si riequilibrano il sistema, no? Si riassetta a partire dalla trasformazione. Sembra un tema di strutturalista classico questo, ma effettivamente c'è, per esempio, quello è un caso di trasformazione dentro al condominio leggibile e ancora studiabile, credo, perché qualcosa. Io ricordo molto bene quel caso lì, però immagino che ci siano altri paesi in cui magari la cosa è ancora, no, è ancora più, forse in Spagna tuttora, non so, no, non saprei dire. Posso fare Sì, un Luigi, ok. commento? Certo. Oddio, non mi sa che mi vedete un po' strano. Vabbè, No, adesso va bene. c'ho una roba un po', c'ho una luce un po' strana vicino. Allora,
E no, volevo ringraziare Giulietta perché è stato molto interessante, ho preso qualche appunto. E, in realtà mi ha stupito molto, innanzitutto, che veramente questi condomini sono oggetti forti, complessi, dove spazio di vita e discorso giuridico in certi momenti sono indissociabili, quindi c'è questo problema di interazione, secondo me, tra il discorsivo e l'abitativo. E poi hai dato molte suggestioni di riflessione che secondo me arricchiscono proprio un programma di ricerca, cioè definiscono un programma di ricerca, l'hai anche insomma lanciato. E è bella semantica dello spazio quotidiano, no? Anche delle interazioni, dove c'è pure questo legame secondo me con quello per esempio che potrebbe interessare Landowski, quindi un bel dialogo pure fra elettrosemiotica e la sociosemiotica di Landowski, ma insomma... E tutti quelli che si interessano poi di pratiche abitative, di vivere insieme. C'era questo corso di Barthes sul vivere insieme che effettivamente pure quello lì secondo me potrebbe essere molto in dialogo, perché anche Barthes parte da dalla complessità del problema del pubblico e del privato, e analizza poi tutte figure, no? L'isola deserta, il monastero, del vivere in comune, ma con gradi di complessità, cose che si possono fare insieme e cose che non si possono fare insieme. E questa idea, per esempio, che hai proposto di un vicino intimo, privato, un vicino pubblico, oppure di riarticolare, insomma, come si riarticolano secondo la visibilità e il rumore, il pubblico e il privato, mi sembrano molto stimolanti, ecco. Anche questa idea del sentire gli altri. Solo se si vive insieme si sente, no? Per cui sente qualcuno, per cui effettivamente questo tipo di approccio secondo me fa mettere in luce molto bene una capacità semiotica che è etnosemiotica e che è quella di considerare la vita quotidiana, cioè le pratiche dello spazio insieme al discorso, e non è una semiotica dell'architettura, assolutamente, insomma, no. Questo mi sembra molto ben pertinentizzato e molto, molto chiaro. Infatti sei partita poi dalle modalità anche di interazione, insomma, ecco. E mi piaceva questa cosa del sentire gli altri e del rumore, cioè di come poi le frontiere sono permeabili, e questi esempi anche che hai richiamato relativi al lockdown, questa cosa che è stata fatta a propaganda, sono tutti esempi comunque che ci mostrano la complessità di questo oggetto, in cui veramente secondo me si apre un bel campo di riflessione, quindi insomma, grazie mille e bene così. Ad maiora! No, ti ringrazio molto. Io credo che questa cosa dell'architettura in realtà sia molto bella, molto utile. Io sono piuttosto insofferente all'idea del trattamento storico degli oggetti, ho avuto degli approcci differenti negli anni, un'iniziale forte, diciamo così, fedeltà, forte fiducia, perché Gremassi, cioè il trattamento filologico del testo, ha delle forme anche molto, molto pop e un po' punk di rifiuto di qualsiasi cosa che fosse esterna a la ricostruzione testuale dell'oggetto in analisi, perché l'ho sempre sentito appunto delle cose che poi di fatto insomma, erano molto spurie rispetto al grande tema del seminario di quest'anno. Però è vero che secondo me la storia urbanistica in questo senso restituisce un percorso che possiamo anche assumere con grande candore e tranquillità, perché è una sorta di storia del destinante dello spazio, poi alla fine, cioè tutte quelle filosofie, morali, discendenze, genealogie che sanno effettivamente collocare in un certo periodo della teoria urbanistica l'invenzione di una cosa come la corte, secondo me sono integrabili senza particolare... senza perdere un capello, insomma, senza torcerci un capello. Dall'altra parte l'idea che l'etnosemiotica sia una storia dell'urbanistica, no, evidentemente, no? Cioè in questo senso sì, sono d'accordo, non ci può. E sul fatto dell'audio-video, cioè io credo che sia molto comune avere questi tipi di incroci, per cui in un condominio ci si disturba perché qualcuno è l'aguzzino di qualcun altro nel senso visivo, tipo io vedo sempre te, ma tu senti sempre me a livello acustico, quindi siamo intrecciati secondo un modello di tortura
complementare, reciproca, in cui appunto io ti do sempre fastidio in un certo modo e ricevo da te un tipo di disturbo sempre in quell'unico altro modo. E questo ci dà dei poteri molto affascinanti da studiare, anche in senso politico, perché i dispositivi audio-video, li chiamo così, ma me lo sono inventata, però lo uso da talmente tanti mesi che lo sto proponendo anche voi, i dispositivi audio-video, in cui un condomino tortura un'altra perché lo vede e quello tortura il primo perché lo sente, sono secondo me molto comuni nelle forme di coabitazione, quando hai degli aggregati così ravvicinati in termini di spazi, tutti devono avere delle fonti di illuminazione e di areazione, quindi è chiaro che si producano questi intrecci. Yeah. Yeah. Ci sono anche l'ho fatto il tattile, dicono. Entrambi sì. Meno presenti, ma sì. Beh, l'ho fatto, sì, gli odori, certo, certo. Queste famose emissioni di cui ho brevemente detto sì, prima, sì. Sono questa forma di disturbo, buon pomeriggio, questa forma di disturbo per cui appunto molto spesso sì, ci si rivale in condominio. In particolare è un po' cattiva questa cosa, un po' buffa. I tipi di condomini che danno più fastidio sono quelli, sono l'altro vero, no? Quelli che vengono da lontano, quelli che hanno delle abitudini che non si conoscono, che parlano delle lingue che non si capiscono, che cucinano delle cose a cui non siamo abituati. Per cui di solito gli odori più fastidiosi, piuttosto peloso, sono gli odori dei condomini che sono stranieri, che sono lo straniero, no? Sì, certo. Certo, per quanto uno possa essere... adorare la cucina etnica, però si sente il ragù bolognese in un condominio a Bologna, dice qualcuno sta facendo, esatto. Lo riconosce subito come familiare, giustamente, ah. Si sente l'odore del curry, insomma la cosa torna poco, sì è vero, è un altro bello, questo, c'è una categorizzazione ricca da fare su questa roba qua, sì. Questo è pure su più livelli in realtà, però cioè, non so se è strettamente solo condominiale a quel punto, è proprio di sistemi di senso differenti. Però. Sì. Oh, bene, ti sei fatto vedere, era un pezzo che non ti vedevo, Roberto. Anche io in realtà. Sì, tra l'altro sembro un centralinista, ma ho solo questo, mi piace. No, bene, molto bene. Comunque, un'ultima cosa, sempre in relazione alla figura del portinaio. Per esempio, qui in Germania, che in realtà comunque è una figura in via di estinzione anche in Italia in generale, qui non credo ci sia mai stato, in Germania intendo, abbiamo questa sorta di ibrido che è l'Hausmeister, che si traduce come portinaio, però non è un portinaio, è più una specie di tuttofare che non vedi e non senti, ma si fa vedere e si fa sentire quando vuole lui e quando lo chiami tu. Una cosa del genere sul Brasile, mi sembra che in chat Susa ha detto proprio una cosa del genere, cioè proprio, essendo stato un portinaio in un altro contesto, devo dire che è un lavoro che si avvicina di più a una figura che si occupa più dei casi di emergenza, tipo un tuttofare. Bella come variante della portineria, questa specie di tecnica o tecnico che si manifesta alla bisogna. Io devo contestualizzare, il contesto era qui in Italia, e ero portiere presso gli alberghi, quindi era già un po' diversa come dinamica. L'albergo sarebbe un primo grande oggetto da confrontare. Sì, quindi diciamo che lì sei letteralmente il tutto a fare di notte. E sei anche la figura di autorità, perché vi dico questo, mi erano già capitate delle situazioni in cui i clienti portavano, come dicevano loro, amiche che chiedevano il permesso a me, perché ero l'unica figura che poteva permettere. Quindi tu vedevi tipo, ad esempio, carabinieri, una volta mi era capitato un carabinieri di venire a chiedermi se poteva portare un'amica. Quindi esistono queste dinamiche particolari qui, poi se qualcosa va storto devi andare a sistemare tu. È un po' complesso anche. Cacciavite in una mano e morale sessuale nell'altra, da una parte aggiusti le lavandine, dall'altra devi dire se il carabiniere può o non può.
succede? Consumare devi... rapporti sessuali con un'amica in camera. Devi interrompere, perché a volte la gente viene a lamentarsi che si fa troppo rumore. Ancora peggio. Ancora peggio. E lì, cioè, io mi ricordo che io mi rimanevo in una situazione un po' gisale del tipo, io devo andare a bussare nella parte della gente che sta facendo affari che non sono i miei, dirgli di fermarsi, e non mi va di farlo, ma devo farlo. Ma questo poi... Vabbè, lasciamo stare queste cose. Daniele, sei comparso. Avevi qua, no? Niente. E poi è scomparso di nuovo. Esisto, ma ascolto in silenzio perché sono in realtà in passeggiata. Ah, ecco, d'accordo. Che bella immagine, però. Posso dire una cosa sui portieri, anch'io? Sì. No, perché è molto interessante, perché anche a Roma c'è una dinamica di sparizione. E qui sono stati sostituiti negli ultimi 10-15 anni da ditte private che fanno pezzi del lavoro che faceva un portiere. Per esempio, solo le pulizie. Quindi c'è questa, come dire, riprogrammazione del lavoro che viene frammentato, quindi non c'è più, come dire, un attore con tanti ruoli, ma ci sono tanti attori per quanti ruoli singoli svolgeva il portiere, il vecchio portiere. Quindi quello, l'aiutante che ti, come dire, dà la mano alla riparazione, oppure quello che fa la sanzione, quindi va a rimproverare, ad esempio, i bambini che fanno troppo chiasso. E alcuni non li fa più nessuno, ovviamente. In altri casi, appunto, ci sono delle ditte private, qualcosa in più fa l'amministratore di condominio, qualcosa in più di prima, sì, forse. Più, a volte c'è, viene istituito apposta con la sparizione di questi portierati, però in realtà, secondo me, rimane comunque un elemento di vuoto. Per quanto riguarda la visibilità, per questo era molto interessante, in alcuni cortili condominiali romani degli anni 60, penso che un po' la tipologia degli edifici, diciamo, per la classe media, medio-bassa, col cortile comune. C'era una guardiania interamente trasparente in vetro, posta all'ingresso del cortile, che è proprio un panottico, diciamo, in chiave micro, no? E poi c'era anche una... Invece altri tipi di portierato in edifici, per esempio, degli anni 30, avevano la porta di casa vetrata. Per cui, in realtà, la porta di casa era una specie di... guardiania. Esatto, punto di lavoro iscritto nell'abitazione del portiere. Bellissimo. Oppure sì. Ancora, anche negli anni 50, c'erano dei portierati che avevano l'appartamento da cui accedevano con una scala a chiocciola solo per loro, alla guardiania che era al piano terra, però. L'appartamento era sottostante. Il timone della casa della guardiania mi fa venire in mente un parco pubblico nella mia città di nascita, dove c'è la guardiania del parco, che è un casotto, quindi il guardiano del parco vive dentro al pubblico umano che vive dentro un parco pubblico che sta aperto dalle 8 di mattina alle 6 di sera, poi viene chiuso e il guardiano del parco, che ha moglie e figli, 5 persone, passa, chiude tutte le porte, va a dormire, sta a casa sua che dentro. Ecco, ed è un casotto molto particolare, disegnato in stile appunto casa degli gnomi, quindi è difficile confonderlo con altri edifici settecenteschi che ci sono dentro questo parco, che è il parco di una villa settecentesca. Quindi migliaia di forme del portierato con i suoi modelli, ed è bellissimo. Questo è un altro grande, uno sviluppo che ti ringrazio tanto, potrebbe essere il primo di quelli. Sempre sul portiere, in realtà appunto su questa rimodalizzazione della figura del portiere, io ho un caso concreto, perché ricordo questo caso, c'era il portinaio del mio palazzo di Palermo, che in realtà era lì da 40 anni, immortale, inamovibile, che era in realtà anche il tuttofare, faceva le pulizie, riparazioni e così via. Aveva anche una sorta di secondo lavoro, quello del massaggiatore, che è una cosa a parte. Però in quel periodo, quando lui era il portinaio, poteva tranquillamente assentarsi dal suo posto di portinaio, di guardia, di guardiano del palazzo, per andare da un qualsiasi abitante del condominio per questi massaggi. Nessuno si è mai lamentato. Negli ultimi anni questo uomo è morto, è stato sostituito dalla figlia, negli ultimi 15 anni, qualcosa del genere, e sin da subito, in realtà, dopo qualche anno,
a questa figlia è stata tolta la possibilità di anche fare le pulizie, è stata subappaltata da un'altra ditta per fare appunto questa cosa, quindi è stata demodalizzata, è stata depotenziata da questo punto di vista, perché la gente, lamentela principale era quella della sicurezza. Ah, ma se tu sei lì a fare le pulizie, chi sta lì a guardare? Anche lì si ritorna cioè, è una questione anche di forma di controllo da questo punto di vista, quindi la figura del portiere come figura di controllo è ritenuta più importante, o quantomeno in questo caso specifico, rispetto alla figura del portiere come tuttofare o controllore del palazzo, da questo punto di vista, come gestore del palazzo. Però appunto è questa qua in relazione appunto al momento anche storico in questo caso, che questa attenzione per la sicurezza che abbiamo, le telecamere e così via. Non so se può servire anche, però prego. Sì, anche questo può servire, come sì. Dipende molto come intendi il servizio, cioè se il servizio è alla comunità, è un servizio totale o partitivizzato, nel senso se consideri che il servizio riguarda tutti e quindi è una funzione sola che tu svolgi per un'unità, oppure se, anzi, una totalità integrale, oppure se ritieni che il tuo servizio può essere appunto fornito singolarmente a ogni componente del condominio. Molto affascinante anche questa come... Sì, tu all'inizio hai fatto questa... cos'è un condominio e cosa non è un condominio, potremmo fare la stessa cosa per un portinaio. Cos'è un portinaio e cosa non è un portinaio? Dove finisce il ruolo del portinaio e inizia qualcos'altro? Certamente. Grazie, sì, questo me lo segno subito. Sì. Grazie. Sì, un volume di 800 pagine sui portieri e su le... No, davvero... Sulle guardianie. Sì, anche perché ce ne sono tipologie straordinariamente variabili. Sì, è bella questa cosa, sì. Certo. Bene, gente? Sì. Quando il silenzio comincerà a invadere il nostro spazio virtuale. Però è bella questa cosa che adesso, che non sono in aula, si possa stare un po' di più a chiacchierare. Avrei una cosa da dire riguardo agli studi dei condomini. Sei sempre tu, Susa? Sì, sono sempre io. Quello che si sente poco. In Brasile... Ci sono stati degli studi sui condomini, ma non nell'area dell'antropologia. C'era stato un psicoanalista chiamato Christian Dunker che nel 2015 ha fatto degli studi. Lui cercava proprio di indagare le logiche del condominio. Susa, mi manderesti, ti posso chiedere questo favore? Non so se ti va, se hai da fare, non so se puoi, ma se ti do una mail, mi mandi questo riferimento. Scusami, non mi dici adesso... Mi mandi il riferimento, il problema che io sto cercando qua è che questo libro non c'è tradotto in un'altra lingua, in portoghese. Però c'è stato un altro filosofo che ha un suo compagno di lavoro chiamato Vladimir Saflate, e anche lui si è occupato di questo e devo andare a guardare se c'è qualche pubblicazione in inglese su questo. Se mi mandi una cosa in francese o in inglese, se sono in tedesco potrei provicchiare. Loro hanno pubblicato in inglese qualcosa, devo andare a cercare. Te lo mando appena trovo. Marcheval ti invio uno dei loro seminari, perché loro hanno parecchi seminari su YouTube, magari lì. Bellissimo, grazie. Sottotitoli o no. E dopo ti passo la mia mail, ok? Va bene, grazie. Ti scrivo la mia, guarda. Sì, facciamo prima così. Grazie. Ecco, prendetevela tutti questa mail e riempitela con i vostri messaggi. Sì, comunque c'è da dire che appunto loro scioccano più della logica della psicopatologia del quotidiano. Loro hanno un'impronta molto psicanalitica attraverso Lacan, quindi
slittano un po' da quello, dalla semiotica. Beh, ma comunque è sempre qualcosa. È molto interessante comunque. Sì. Grazie. Prego, figurati. Bene, direi che possiamo... Direi sì, che possiamo salutarci. Se non ci sono urgenze, possiamo liberare Giuditta. Giuditta, dobbiamo vederci, sentirci presto. E grazie mille. Grazie infinite, veramente grazie infinite. È stata molto... molto utile, molto utile, va bene? Grazie, è un onore davvero essere utile al seminario. Arrivederci a tutti, grazie davvero, mi stacco perché sì. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille a tutti, ciao. A tutte, ciao. 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 Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao prof. Ciao belli. Ciao. Caro Francesco, come va? Va bene, sto per fare un bellissimo incontro. Oh, Come? Sto per cliccare end meeting for all. Quindi... Va benissimo, grazie. A presto. Faccio crollare la cosa. Ciao caro, ciao. Grazie di essere venuto. Ma grazie a voi. Ciao. È stato bellissimo, grazie a te.